Non posso non dedicare un video al grandissimo Lucio Dalla nella data appunto in cui ricorre la sua nascita, il leggendario cantante bolognese che ha scritto pagine importantissime della storia della musica italiana e quindi ripercorriamo in questo breve video la psicologia e la musica delle sue canzoni. Innanzitutto la storia della vita di Lucio Dalla, soprattutto prima che diventava famoso, è una storia davvero molto significativa che ci insegna tanto come la maggior parte delle storie delle persone di successo. Pensate che fin da bambino la mamma del piccolo Lucio si accorge che c'è qualcosa di speciale nel suo bambino e, non contenta o desiderosa di scoprire, portò Lucio Dalla in quella che può essere considerata una comune valutazione neuropsicologica e i dottori sentenziarono. Signora, suo figlio è un mezzo deficiente. Questo aneddoto è raccontato davvero da Lucio Dalla nelle sue ultime interviste che potete trovare su YouTube con un sorriso a 50 gradi e questa la dice lunga su come siamo abituati a sparare dei giudizi a zero e molte volte prendiamo davvero dei grossi granchi o ci sbagliamo di grosso. Lucio Dalla fin da bambino mostra questa apertura, questa curiosità al mondo delle arti ed è stato sempre incentivato dalla mamma. Nonostante la scomparsa del papà, lui va a Roma a studiare ed un evento che gli cambia letteralmente la vita è quello di ricevere ad un suo compleanno il suo primo strumento musicale, ovvero un clarinetto. Da assoluto autodidatta, pensate un po', inizia a scoprire la musica, inizia a suonare, inizia a comporre. Inizia ad avvicinarsi al jazz, inizia a suonare in gruppi prima dilettantistici, poi sempre più professionisti, fino a iniziare a suonare, pensate, nella band dei Flipper, dove era sia cantante che appunto musicista. Qui ha l'onore di conoscere Chet Baker, il leggendario jazzista americano, che addirittura, pensate, lo invita a suonare con lui. Stringe amicizia con Lucio Dalla, che lo invita a lasciare la sua band, i Flippers, per iniziare la sua carriera da solista. Lucio Dalla prende questa decisione, pensate un il suo primo live, il suo primo 45 giri è un fiasco totale. Gino Paoli dichiara che durante quell'esibizione fu un misto tra fischi, urla, insulti e ortaggi. Pensate a Lucio Dalla, a una delle sue prime esibizioni da cantante solista, ha ricevuto pomodori. Questa la dice lunga anche sul pubblico, sui gusti, no? Di chi ascolta la musica. Ma Lucio Dalla non si è mai lasciato abbattere dai fallimenti, dagli insulti o appunto dal non successo. Pensate, in un locale a Torino, in un locale dove abitualmente si esibiva, veniva chiamato il disadattato senza scarpe, perché lui era solito esibirsi sul palco senza scarpe. Era appunto una sua libertà, una stravaganza, appunto, che faceva parte del carattere immenso e della personalità del grandissimo compositore. Non si lascia abbattere, continua. Oggi gli occhiali mi danno fastidio, scusate. Continua a produrre musica, a scrivere canzoni, fino a partecipare al Festival di Sanremo. E nel 1971, pensate, partecipa con una canzone. 4 marzo 1943, che si classificò al terzo posto, ma da lì la strada per il successo è avviata. Quella canzone ebbe un successo spropositato fino appunto all'anno dopo, che praticamente è tutta leggenda, la conosciamo tutti la storia, e da lì nasce la leggenda e il successo di Lucio Dalla. Ma analizziamo ora le sue tre canzoni che scelgo da un punto di vista psicologico. Ovviamente i fan non me ne vorranno, ma ho deciso di escludere quelle più famose, più commerciali, perché ovviamente le conoscete tutto e non ci sarebbe più nulla da aggiungere. Quindi scelgo tre canzoni molto particolari che a me piacciono particolarmente per il significato psicologico. Al terzo posto scelgo Cosa sarà, una canzone che parla di futuro, una canzone che tratta significati molto seri, problemi inspiegabili, problemi eterni come la giustizia, l'ingiustizia.
comportamenti o i comportamenti ovviamente dell'uomo, ma Lucio Dalla riesce a dare col suo ritmo tipico, con le sue melodie strabilianti, un senso di leggerezza, ma soprattutto un profumo di ottimismo per quello che sarà il futuro. Quindi, cosa sarà del nostro futuro? Non lo possiamo sapere, ma Lucio Dalla ci dà sicuramente una vena di ottimismo, di energia e di ritmo. Al secondo posto, qui ovviamente mi scriverete, ma sei in contraddizione, scelgo Attenti al lupo, canzone famosissima del cantautore bolognese, canzone secondo me davvero tanto sottovalutata, presa in considerazione perché allegra una storiella e richiama Cappuccetto Rosso della favola, eccetera, eccetera. In realtà Attenti al lupo è una canzone pazzesca, è una metafora che davvero rappresenta noi stessi. Ognuno di noi è quella piccola donnina che si accinge ad attraversare il bosco, che sa che dietro ogni cespuglio, dietro ogni albero si può nascondere un lupo, si possono nascondere le nostre paure o i pericoli che durante il nostro percorso di vita ognuno di noi deve affrontare. Ma nonostante ciò, la donnina non si ferma, ognuno di noi non si deve fermare, deve accettare il rischio, deve percorrere il bosco, che ovviamente è la metafora della nostra vita, e accettando il rischio, accettando la possibilità di fallire, di cadere, di inciampare, di perdersi, solo affrontando appunto questa paura, la donnina, la protagonista, riesce ad attraversare il bosco, a passare il bosco e a giungere in quella stupenda piccola radura dove il canto delle cicale rasserenano gli animi di tutti noi o delle persone che hanno avuto il coraggio di passare, di affrontare le proprie paure. Davvero, ascoltiamola sempre con attenzione e impariamo da Lucio Dalla e da Attenti al lupo. Al primo posto non posso che non scegliere Tu non mi basti mai, una eredità pazzesca di uno dei valori più alti che ognuno di noi dovrebbe coltivare, che è quello dell'amore. Questa canzone viene, secondo me, ingiustamente criticata in quanto viene caratterizzata, viene definita come una canzone narcisistica, cioè quello che ognuno di noi pretende dall'altra persona. Ecco, io la considero esattamente nella maniera opposta. Lucio Dalla con questa canzone, secondo me, vuole esprimere tutta la potenza dell'amore, tutta la potenza dell'amore inteso come donare. Utilizza delle metafore pazzesche. Tu sei l'acqua, io sono l'acqua della doccia che farai, sono la sabbia della spiaggia dove camminerai. È un inno all'amore, è un inno a donare, ma soprattutto è un inno alle piccole cose che dobbiamo letteralmente godere e vivere in, appunto, in abbracciati all'amore, diciamo così. Spero che questo video ti è stato utile, ti abbia dato degli spunti utili per la grandiosa musica di Lucio Dalla. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, ma soprattutto dimmi quelle che sono le tue canzoni preferite del grandissimo cantautore bolognese. E ci vediamo al prossimo video.